Sognare si può, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Siamo arrivati al nostro appuntamento del giovedì con Romano Vola. Che si innamora il giovedì alle ore 17. Assolutamente sì. Buon pomeriggio Ivana e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio a tutti, benvenuto Romano Vola. Ormai ci ha dato questo appuntamento, ogni giovedì ci innamoriamo tutti quanti insieme a te alle 17. Siamo qui per condividere una mezz'ora parlando d'amore. Tu scrivi poesie, scrivi racconti e adesso in particolare ci stiamo concentrando, esatto, sul tuo ultimo romanzo, Magna. Sì. Un giorno ti dirò dell'amore, che già il titolo, voglio dire, è in qualche modo è tenero, no? Cioè, è un po' melanconico in realtà. Un giorno ti dirò dell'amore, è come qualcosa da raggiungere. Ma credo che alla fine sia una finestra aperta, nel senso di dire che l'amore non si scopre mai completamente. È certo che no. E quindi forse è bello anche poter pensare che è irripetibile, ogni momento amoroso è irripetibile e può riservare momenti ancora più belli di quelli che abbiamo già vissuto. Assolutamente sì, anche perché sarebbe un peccato pensare che abbiamo già vissuto le cose più belle, no? È sempre bello pensare che il meglio deve ancora venire, come dice il Grande Liga. Io sono assolutamente d'accordo. Diciamo che appunto questa cosa, credo che voglia dire un po' quello, no? Guarda che insomma hai vissuto cose belle, ma un giorno ti dirò dell'amore. Dell'amore, okay. Quindi ancora qualcosa di bello arriverà e deve arrivare. Allora, noi abbiamo fatto un excursus in tutto, un pochino nel tuo percorso, no? In questi nostri appuntamenti, percorsi di poesia, percorsi anche di racconti. Insomma, ci sono molte cose che tu scrivi. Tra l'altro, la particolarità tua, ormai la sanno tutti, che tu scrivi l'ora, non solo il giorno. Ma l'ora in cui tu stai scrivendo un pensiero. Quando mi arriva l'input, ecco, insomma. E questa è una cosa curiosa che ti caratterizza, no? Non sono tanti quelli che scrivono addirittura l'ora. Ed è particolare perché questo sicuramente è un grande aiuto quando tu vai magari a riacchiappare un pensiero, una poesia, eccetera, ti viene proprio in mente il flash del momento esatto in cui ti posso dire sinceramente che le colloco quasi tutte perfettamente, l'atmosfera, il luogo, chi c'era, chi non c'era, insomma, e questo a me serve, a me piace. E certo, perché ti permette... È come riviverli un pochettino. Esatto, quello stavo dicendo. È come rivivere ogni volta, ti permette di riviverlo, perché hai proprio tutti i particolari che ti servono, no? Esatto. In più, nello scritto, è proprio colto principalmente quel momento che ti ha colpito di più. Certo. Senti, prima di così addentrarci e condividere ancora un po' di romanzo, siccome tu sei un poeta che parla d'amore, ti conosciamo per quello, ti abbiamo conosciuto per quello, mi piacerebbe iniziare condividendo magari una poesia. Beh, visto che stiamo chiedendoci in fondo, o stiamo parlando dell'amore, e riconosciamo... Io ogni tanto ci provo a definire l'amore, ma in modo leggero e anche un po' scherzoso, insomma. Perché in fondo, secondo me, noi due qui dobbiamo regalare un po' di leggerezza. La gente deve sentire parlare d'amore, ma dato che spesso l'amore rischia anche di essere un po' pesante, soffocante. È vero, dipende dai momenti, le volte sì. Noi parliamone veramente come questa cosa, diciamo, leggera. Sì. Come la favola, raccontiamo una favola. Allora, questa era del 30 aprile, non è recentissima, 2016, ore 0022.
Ora è 0022. E alle 0022, Romano, del 30 aprile del 2016, dimmi, Romano, che cosa hai pensato? L'amore cos'è? Spesso la mattina mi sveglio con in testa una domanda. Stamattina la domanda è: l'amore cos'è? Risposta: a volte è quel treno che passa e non torna. A volte torna e si schianta. Se è vero non lascia rimpianto, in realtà spezzo tra bocca di fiele. Ti fa volare, sobbalzare, cadere, ti inchioda alla parete, ti fa amare la parete a cui sei inchiodato. Ti fa sentire ingrato se odi la parete. Ma se la parete regge, ti svegli beato. Meraviglioso. È bella questa immagine della parete, no? Sì, che ti fa magari... Ti inchioda la parete. Ti inchioda la parete e poi tu ami anche quella. Sì, anzi, se non la ami ti senti in colpa, dici, ma come mai? No, è bellissima questa immagine, ma effettivamente fa parte proprio della contraddizione, no? Dei sentimenti forti che ti frullano e fai e pensi cose... che magari ti sembrano poi pure curiose quando le rianalizzi, no? Dici, ma sono io che ho pensato questo, e però l'immagine comunque ci dà piacere. Ma se la parete regge, ti svegli beato. Allora, certo che allora, sì, diciamo, esatto. Voglio fare un saluto al maestro Doriano Missora, buon pomeriggio. Com'è a Milano, che insomma fa calduccio? Sì. Anche lì immagino. Un saluto a Letizia Rivetti, ciao. Un saluto a tutti. Ecco, Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Sognare Si Può e tutti i nostri ascoltatori di Radio Moncalieri che ci ascolteranno in replica, quindi www.radiomoncalieri.net. Un saluto quindi a tutto lo staff di Radio Moncalieri, al direttore Gianni Ricci, ciao e grazie per l'opportunità, e naturalmente a tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto. Un bacio a Gabriella Rotiroti, a Rita Gallo e a tutti coloro che ne fanno parte, sono tanti tanti, e naturalmente sempre un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Assolutamente sì, e che ci ascolteranno, perché questa puntata, come sempre, rimane a disposizione, quindi chi adesso è di corsa, che ci ha visto, magari non si può fermare con noi tutto il tempo, può tornare a riascoltare le tue poesie con calma, sapendo che insomma tu sei qua e ci stai regalando qualche momento di leggerezza, qualche verso, qualche muro, qualche parete a cui rimanere attaccati. È bellissima questa cosa. Un saluto anche ancora a Massimo Imbroa, Fanny. Ciao Fanny e Paolo, una bellissima coppia a proposito di amore. Loro rappresentano per me quello che... Complimenti. Che per me significa... l'amore in coppia, no? Cioè quello che regge, quello che si vede da lontano, molto bello. Quindi ciao ragazzi e a tutti e due un bacione grossissimo, un saluto anche a Enzo Rossetto e naturalmente a tutti gli altri, scusatemi, io ne vedo passare qualcuno, approfitto per acchiapparli e poi gli altri li acchiapperemo dopo. Okay. Allora, cosa facciamo? Acchiappiamo un pezzetto di romanzo? Ecco, dunque, cosa vuoi fare? Prendiamo un momentino questa esatto, storia. Esatto, facciamo il punto, no? Ricordiamo dove eravamo arrivati. Cioè, avevamo questi due personaggi che a un certo punto, colleghi di ufficio, che fanno questa che a un certo festa, punto vanno a mangiare, vanno a ballare. A questa cena, poi vanno in discoteca ed è lì che a un certo punto... lui che si stava dimenando in pista, proprio cercando di allineare tutto se stesso ai suoni, alle vibrazioni dell'ambiente, ai bordi di questa pista intravede, abbiamo detto, questa tizia. Che tra l'altro, è una cosa curiosa questa, mi piace sottolinearla, questi due personaggi si conoscono in realtà. Si conoscono da diverso tempo e non si erano più di tanto notati. No.
diciamo che erano normali colleghi di ufficio. Esatto, quindi... si salutavano, magari qualche volta capitava che andavano a prendere un caffè, ma... Però non, esatto, non era, no, non era degna di particolare attenzione questa amicizia. Non si stavano filando. Bravissimo. Non si filavano di pezza. Fino a che? Fino a che, appunto, ai bordi di questa pista compare, cioè, sotto altro aspetto. Esatto, chissà, ha preso delle strane sembianze questa donna, e mentre questo uomo si dimena più non posso, al ritmo della musica. Questo uomo tutto sommato, insomma, vive, cercava di vivere allegramente, sì, quel momento, con intensità questa, certo, serata, che in fondo era stata una novità nel contesto, insomma. Casa, chiesa e certo, lavoro, certo, insomma, era come un fulmine, un'evasione, esatto, e lui cercava di assaporarla più al possibile, meglio. Al meglio, sì. E quindi, insomma, a un certo punto, allora, abbiamo detto che sì, adesso tiro un attimo in ballo, c'è un accenno della coscienza, la coscienza in questa storia si chiama Raoul. Raoul continua a dirmi che sono un coglione e che non vale assolutamente la pena di sbavare tanto per una tizia. Ma che ti devo dire? Così è per il momento e non saprei che rimedio porvi. Comunque, lei girava intorno alla pista, ma proprio ai bordi, assorta, con piccoli passi rapidi e composti. Muoveva giusto un po' le spalle e la testa, per il resto pareva tutta assorta in un dialogo interiore. È inutile però che cerchi di andare oltre in questa descrizione, mi rendo conto che non riuscirò mai a rendere l'idea. Io andavo, lei veniva, ogni tanto ci sfioravamo e ci urtavamo, non so fino a che punto, consciamente o inconsciamente. Alla lunga comunque ci siamo accorti di farci la ronda. Allora ci siamo un po' strusciati fianco a fianco, pancia a pancia, dietro dietro e così via. Lei si abbandonava e io non mi tiravo certo indietro. Mai una parola però. E il ballo continuava tra una sorsata di cinfiz e l'altra. Quella sera mi sarei potuto mangiare persino la scorza dei limoni, da come invece poco tempo prima non riuscivo neanche a trangugiarne il succo. E forse l'ho fatto, se anche non ricordo. Del resto mi sfuggono ormai numerose altre cose, come fosse vestita, per esempio. Ricordo solo che a un tratto mi sono ritrovato a ripescare la giacca sotto il tavolo, perché qualcuno aveva scoperto che era tardi e bisognava andare. Sotto il tavolo c'era anche lei e cercava qualcosa che non sapeva cosa. A un certo punto fummo sufficiente vicini da poterci baciare e lo facemmo molto seriamente, niente affatto ubriache, d'alcol perlomeno. Che bello, e lo ci baciammo e lo facemmo molto seriamente. Niente affatto ubriachi d'alcol. Esatto, è bello anche questa immagine, no? Che rende comunque l'idea. Sì. Insomma, birille birelle a un certo punto, insomma, con effetti... tutto l'impegno e la serietà del caso, niente ubriachi, quindi non c'era neanche la possibilità di dare la colpa all'alcol. No, è andata proprio così. Magari ubriachi d'altro, ma non di alcol. Beh, essere ubriachi comunque all'ebbrezza del sentimento, no? È comunque comunque bello, è sicuramente qualcosa che ti rimane, no? In mente, nei ricordi, è fantastico. È quello lì, indubbiamente. Che poi ti porta in giro, è peggio dell'alcol. E quello lì poi comunque è il momento in cui veramente...
ti proietti, se ti senti proiettato, non sai neanche tu bene dove, perché, dice, anche perché non te lo è arrivato improvvisamente, cioè tu non sei partito con un'idea, certo, l'idea, sì, magari sì, di passare una bella sera, ma di trovarti sotto un tavolo anche no, esatto. È vero, è vero. A baciare seriamente quella che è anche lì, a quella che è una donna, una persona, sì, cioè perché è reciproca ovviamente questa, sì, cosa, che magari non aveva prima avuto alcuna, no, diciamo, come non dire, non aveva fatto alcun pensiero. Esatto, no? Quindi è anche particolare trovarsi in questo tipo di situazione, tra virgolette, innocenti, cioè non premeditati, non, no? Premeditate, cioè, piombati, sì, in un, sì, in un, sì, sì, diciamo, vortice di sentimenti incontrollati a quel punto lì. Diciamo che effettivamente quella è una cosa, proprio la cosa più genuina e spontanea, quella roba che scatta quando, quando c'è il rapimento. Sì. Ecco, cioè, a me era già successo, non così, ma il mio primo bacio, che mi è capitato di dare a una ragazza, sì, dato, non so se io, gli ascoltatori credo che avranno presente, ma anche tu, cioè quei vecchi palazzi che avevano con le scale interne che salivano su, e però arrivando al pianerottolo la scala continuava, però c'era una porta, c'era delle porte che davano negli appartamenti. Là. A un certo punto io salivo, sì, questa scala e avevo assieme una ragazza che, per carità, anche lì ormai nel palazzo ci si vedeva, ci si incrociava da un po' di tempo, ma ciao, 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 ciao. Oh, quella sera lì, a un certo punto, arriviamo sul pianerottolo allo stesso modo, allo stesso tempo, io proseguo e poi mi giro come per darle, e tra l'altro era alle 11 di sera, la buonanotte, e boh, siamo rimasti tutte e due lì, come dire, catalizzati dagli occhi, e io mi sono trovato a baciarla, ho battuto una testata contro la ringhiera, contro la ringhiera della scala che andava su, insomma c'era il corrimano, sì, che mi sono veramente sono rimasti i bernoccoli, cioè, per un quindi insomma è stato veramente coinvolgente, un, no, primo bacio pazzesco, esatto, insomma, ecco, come dire, sei stato, cioè, rapito, hai preso quel famoso colpo in testa che si dice, oh, ma allora sì sì, bello forte anche, tanto da avere un, sì, bernoccolo, sì, perfino fisico, ma non era poi, oltre che ma non è stato poi il bernoccolo quello che mi ha creato più problemi, è chiaro che poi lei è entrata in casa e io ho continuato, sono andato nella mia stanza lassù. È stato l'emozione, certo, io non, certo, ho più chiuso occhio tutta la notte, ma che bello, che meraviglia, una cosa pazzesca. Io credo che certe sensazioni comunque siano veramente inebrianti, siano qualcosa che questo ti rimangono proprio lì, quella non so, sì, ma vedi, poi soprattutto insomma il primo bacio, questo è stato, quindi ci credo che non hai dormito tutta la notte. Questo credo che possa dare l'idea ai nostri ascoltatori che io mi innamoro veramente. Assolutamente sì. In quel caso non era giovedì alle 17, ma era un giorno che non sappiamo, che verso le 11. Sì, erano le 23. Io tornavo da scuola serale, io andavo a scuola serale a Torino da Asti, sì, e tornavo, quindi erano più, erano 11, quindi, ma lei credo che mi stesse osservando da un po' di tempo, perché trovarsi lì proprio a quell'ora lì, ripensandoci dopo, col senno di poi, col, no? Col senno di poi, e poi effettivamente molte altre volte ci siamo trovati lì quando rientravo. Dopo è capitato altre volte, certo, sì, che sì, sì, certo, che sì. È stato bellissimo. Senti, Romano Vola, siccome il tempo vola, velocissimo, poi quando si inseguono ricordi e pensieri così belli volo ancora di più. Quindi ho visto che hai preparato ancora un altro pezzettino.
cosa ci stai, cosa ci leggi adesso? Ah, dunque, una poesia breve, sì, d'amore. Sì, una poesia d'amore. C'è così un flash, una istantanea. Una istantanea, sì, ve le ricordate? Io credo, allora, questa qui è del 2012, era 12:42, quindi non era notturna, probabilmente ero fermo a un semaforo. Bellissimo. Ma perché sì, perché si scrive poi dappertutto, sì. No? Ma quando ci sono certi pensieri. E mi è venuta questa cosa. Tra gli infiniti ingorghi che ingombrano ogni via, in me, incontenibile e immenso, si leve di fonte un canto d'amore per te. E ogni sobbalzo, ogni scarto, ogni sussulta, alimenta come il vento le pale la mia voglia di te. Che bello! Allora, un pensiero così al semaforo. Al semaforo. Fantastico, bellissimo. È bellissimo perché poi quando sei comunque innamorato, quando sei rapito, in realtà tu il pensiero ce l'hai in qualsiasi momento, è costante. E quindi avere anche il momento al semaforo per potertelo appuntare è cosa. Però associare, io credo che la particolare di questa cosa sia associare il caos, perché macchine, gente che passa, che va, che viene, a una visione, alla visione di lei. Certo. Perché questa qui in fondo dice: ogni sobbalzo, ogni scarto, ogni sussulto alimenta come il vento le pale la mia voglia di te. Esatto, quindi ci... Ero proprio preso male. Abbastanza. Poi, ma dov'è che stavi? Perché a Torino, voglio dire, di sobbalzi ce n'è un tot, perché l'asfalto non è esattamente bellissimo, quindi ta 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 è un continuo. Senti, allora, intanto prima di salutarci, prima di leggere ancora, siamo già alle... ci mancano 3 minuti. Mamma come mia. Tu sai, noi dobbiamo chiedere un dobbiamo rimanere nei 30 minuti perché altrimenti non riusciamo a incastrarci nel palinsesto di Radio Moncalieri. Ma vorrei ricordare intanto di andare a comprare questo libro nelle librerie oppure online, che vedrete, che scoprirete delle cose interessanti. Esatto, è una piacevole lettura dal mio punto di vista, scorre via veloce, no? Quindi anche secondo me si può leggere anche sotto l'ombrellone se ve ne state andando al mare, e in fondo è anche molto realista, insomma, e poi esatto, è la vita è questo. E naturalmente vorrei ricordarvi che sono in vendita anche gli altri libri, quindi se volete, non so, se vi piace la poesia, se vi piacciono i racconti, c'è tanto, addirittura in ristampa il libricino rosso di Romano Vola, no? E quindi voglio dire, ci sono tante cose per avvicinarsi e conoscere il nostro Romano. Quindi godiamoci questi 2 minuti ancora che abbiamo a disposizione per leggere ancora una poesia o due, vediamo allora, cosa riusciamo. Diciamo, abbiamo appena scoperto che l'amore è desiderio anche. Altro che, certo. Vuol dire una componente è il desiderio. E allora questa qui io credo di averla, non credo assolutamente. Tu lo sai che l'hai scritta quando... mi vedo ancora là, ero al Sestriere. Ecco, al Sestriere. Era inverno, tutti gli altri sciavano, ma io non so sciare, quindi ero seduto in queste poltrone in cui si guarda il cielo, insomma, e c'avevo la montagna. Davanti, certo, quindi uno spettacolo mozzafiato che accarezzava i pensieri. Diciamo frizzantini di Romano. Quando sei davanti alla grande montagna bianca, comodamente seduto al sole, con negli occhi una striscia di cielo sottile e nella mente l'immenso suo pensiero, non puoi chiedere nulla di più alla vita, anche se una tetta
invece della cannuccia sarebbe certo molto gradita. Ecco, l'abbiamo acchiappato proprio in fragranza, eri lì che è decisamente, come dire, però la vita è così, cioè inutile prendersi in giro, no? Cioè, è chiaro che esiste questo aspetto e c'è, beh, estremamente sì, potente. Lì, è tutto bellissimo, però c'è, ecco, il, sì, che non so, c'è questo estate che sono la e in fondo dici, magari, eccolo, lo cambierei volentieri. Esatto. Ecco, senti, abbiamo ancora qualche secondo. Vuoi leggerci un'altra, ne hai un'altra da, sì, da regalarci? Questa è breve. Questa sì. È una di queste sere, nel buio e nel silenzio, prova ad allungare una mano alla destra del tuo cuscino. Poi stringila forte, pensandomi. Se mi sentirai vicino, è perché mi ami. Wow, beh, diciamo che chiudere così è veramente, come dire, la ciliegina sulla torta, no? Perché abbiamo parlato del desiderio, abbiamo parlato di come scoppiano questi sentimenti all'improvviso, tanto da finire sotto il tavolo, o il primo bacio, no? Che sì, ci, sì, le testate che ci, contro le ringhiere. Esatto, che ci, e poi, è tutto amore. Esatto, tutto amore. E poi invece quell'amore così potente, romantico, che ogni tanto arriva e ti fa proprio battere il cuore, che poi in realtà tutti questi aspetti qui ci fanno battere il cuore, no? Diciamoci le cose come stanno, perché poi tanto è così. Magari in modo diverso, in momenti diversi. E quindi, le grazie. Le estrasistole. Bravo. Imperverso, no? Hai ragione. Io spero che i nostri ascoltatori, così come me, abbiano potuto sorridere e godersi con leggerezza e veramente con grandissimo piacere questi momenti, no? Sì. Questi flash di vita che poi comunque in realtà abbiamo vissuto un po' tutti, no? Sì. Perché comunque parliamo, il primo bacio l'avremmo dato comunque tutti, sì. Magari non avremmo dato la craniata, però insomma, voglio dire, ognuno di noi ce l'ha magari un aneddoto, sì, e sicuramente sì, quando pensiamo al primo bacio, insomma, l'adrenalina sale, sì, perché sì. Poi magari è anche un'età tale per cui tu scopri tutto quello che è un nuovo mondo, no? Sì, un nuovo sì, modo sì, di sentire le cose, per cui dici, boh, cos'è sta roba? Scavalenzato. Esatto. Bene, dobbiamo salutarci, è stato, come dico, un piacere immenso, il nostro appuntamento è giovedì prossimo. Io mi innamoro giovedì alle ore 17. Con Romano Vola, le sue poesie. E il suo libro. E i suoi scritti, ecco, insomma. Ah, sì. Grazie a te, Ivana, grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima. Alla prossima e mi raccomando. Alla grande, alla prossima. Ah sì, e mi raccomando, sognare si può, non smettete mai.